Ciao, siamo del Capricorno, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo che cos'è che sta succedendo tra voi ed una persona con la quale sentite un legame molto forte a livello energetico. Non per forza si deve trattare di amore. Questo genere di video è valido nel momento in cui lo si vede, quando arriva a voi vuol dire che è destinato a voi, per cui tenete questo in considerazione. Lo potete vedere per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. In questo mazzo vedrò qual è la vostra energia verso questa persona, in particolare vedrò qual è la vostra energia generale, come voi vedete questa persona e quale azione intendete fare. Metterò tre carte e poi farò altrettanto per la persona con la quale avete a che fare. Se sentite di risuonare di più con questo lato, fate pure, io vedo le energie, quindi prendete sempre ciò che risuona. Inoltre utilizzerò altre carte per andare a chiarire e chiuderò la lettura con gli oracoli. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video e vi voglio ricordare che questo è un video che non faccio a livello settimanale, quindi non voglio creare delle aspettative che ogni settimana farò questo genere di video. Sinceramente oggi ho avuto voglia di fare questo video e l'ho fatto e così sarà sempre, insomma, quando ho voglia di fare questi video li farò. Iniziamo subito. Qual è l'energia del Capricorno verso la persona con la quale ha a che fare? Qual è l'energia del Capricorno verso la persona con la quale il Capricorno ha a che fare? Allora, c'è la carta del 5 di denari e la carta della luna. Com'è che il Capricorno vede l'altra persona? Com'è che il Capricorno vede l'altra persona? Com'è che il Capricorno vede l'altra persona? C'è la carta del 10 di bastoni e la carta del 6 di bastoni. Qual è l'azione che il Capricorno intende fare? Tra l'altro c'è il fante di spade sotto, quindi il Capricorno pensa che l'altra persona la spii, lo spii. Qual è l'azione che il Capricorno intende fare verso questa persona? Ok, c'è la carta del giudizio, della regina di bastoni e la carta del 2 di coppe, fondo del mazzo. C'è la carta dell'otto di denari. Quindi voi ci volete mettere il vostro impegno? Volete lavorare probabilmente su questo rapporto? Sentite un legame molto forte con questa persona? Su questo voi non avete assolutamente dubbi? Siete sicuri di voi? C'è la carta del giudizio, il che significa che voi dovete prendere un'importante decisione riguardo questo rapporto, ma sta anche ad indicare che se ci dovesse essere stata una separazione oppure ci dovessero essere stati dei conflitti, voi avete voglia di ricominciare, di avere praticamente una seconda possibilità con questa persona, specialmente se si tratta di una persona del vostro passato. La vostra energia nei confronti di questa persona è quella del 5 di denari e della luna, voi vi nascondete oppure c'è una freddezza, per alcuni di voi emerge la paura di essere abbandonati in alcuni casi, si tratta di una paura a livello inconscio che voi avete. Per altri invece vi tenete semplicemente all'oscuro, sentite una freddezza nei confronti di questa persona o viceversa, però tendete a nascondervi. Vedete questa persona come il 10 di bastoni e con il 6 di bastoni. Quindi sta ad indicare che voi pensate che questa persona tenda ad appesantire molte volte la situazione, tende a trascinarsi dei pesi nell'ambito di questo rapporto. Inoltre voi vedete questa persona come qualcuno che per arrivare ad avere una buona stabilità con voi deve impegnarsi tanto, ossia pensate che questa persona pensi che al fine di avere una buona stabilità, un buon equilibrio e successo nell'ambito di questo rapporto serva molto lavoro, serva molto impegno. Poi ovviamente andrò a chiarire per vedere di che cosa esattamente si tratta. Andiamo a chiarire innanzitutto il 5 di denari con la luna. Perché c'è 5 di denari con la luna per il Capricorno? Allora, c'è la carta della morte, ci potrebbe essere stata una chiusura per alcuni di voi, oppure si tratta di una paura inconscia che avete. Poi c'è la carta del 2 di bastoni e c'è la carta del 9 di denari. Il fondo del mazzo c'è la carta del 10 di coppe. Voi sicuramente sentite un legame molto forte con questa persona, però vedo che ci sono delle decisioni che dovete prendere con la carta del 2 di bastoni. Alcuni di voi potrebbero capire se stare da soli oppure unirsi a questa persona, molte volte avete questo tipo di pensiero. C'è qualcosa che voi state pianificando anche riguardo questo rapporto? Alcuni di voi che sono da soli, che insomma c'è stata una chiusura, stanno cercando praticamente di capire se sia possibile avere da capo una riconciliazione oppure se ci sia un'effettiva chiusura in alcuni casi.
Vediamo perché c'è il 10 di bastoni con il 6 di bastoni. Perché c'è il 10 di bastoni con il 6 di bastoni. C'è la carta dell'Arfante di Spade che c'era anche prima e c'è la carta della Regina di Denari. Quindi voi pensate che questa persona vi spii, che questa persona vi controlli, vi osservi parecchio, cerchi di raccogliere anche delle informazioni su di voi. È una persona che si tiene anche ad una certa distanza, come se si volesse proteggere in alcuni casi. Una persona che magari non si fida del tutto oppure non si apre facilmente. Che tende a vedere, secondo voi, il rapporto come qualcosa di pesante, oppure l'interpretazione più corretta è che questa voi pensate che questa persona veda come è difficile avere successo in questa operazione con voi. Cioè, è come se riuscire a fare qualcosa con voi possa essere difficile secondo questa persona, a vostro avviso. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Voglio andare a vedere che cosa che questa persona ha fatto, perché magari è più semplice da capire, però se c'è stata una separazione tra di voi, ad esempio, perché magari questa persona ha fatto qualcosa di sbagliato. Voi pensate che questa persona pensi che sia difficile aggiustare la situazione, che sia difficile avere successo in questo, d'accordo? Altrimenti questo potrebbe avere a che fare con altre situazioni. Voi pensate che questa persona tenda a vedere le cose in maniera pesante. Qui c'è anche la carta del matrimonio con la carta del 6 di bastoni, dove si vede una coppia sposare. Magari questa persona tende ad appesantire le cose, a vederle in una maniera più grave di quelle che sono, a vedere il lato più negativo in alcuni casi. Questa è la maniera in cui vedete questa persona. Andiamo a vedere. Perché c'è giudizio, regina di bastoni e due di coppe? Perché c'è giudizio, regina di bastoni e due di coppe? C'è la carta dell'otto di bastoni. Fondo del mazzo c'è la carta del mondo. A mio avviso, voi volete aprire un nuovo ciclo con questa persona. Ci potrebbe essere stata una chiusura prima, però volete comunicare. Volete che ci sia della comunicazione. Andiamo a chiarire ulteriormente perché c'è il mondo in particolare. C'è la carta del 4 di bastoni, 10 di coppe. Sì, questa è una conferma, voi volete avere l'unione con questa persona. E quindi è possibile che voi possiate mettere un'azione, possiate fare un'azione verso di lei, quindi una comunicazione. Adesso vediamo. Se siete già in comunicazione significa che volete semplicemente stringere di più il legame. Vediamo qual è l'energia generale di questa persona verso il Capricorno. Qual è l'energia generale di questa persona verso il Capricorno? Qual è l'energia generale di questa persona verso il Capricorno? C'è la carta del 10 di denari che è caduta quasi in posizione orizzontale. Sotto c'è la carta degli amanti. Com'è che questa persona vede il Capricorno? Com'è che questa persona vede il Capricorno? Ecco, vi vede esattamente come il Capricorno. Qui c'è la carta del diavolo che rappresenta il segno del Capricorno. E qual è l'azione che questa persona intende fare verso il Capricorno? Qual è l'azione che questa persona intende fare verso il Capricorno? C'è la carta del 6 di spade. Fondo del mazzo c'è la carta dell'8 di spade. Questa persona cerca di distaccarsi alcune volte da voi, specialmente a livello mentale, oppure al momento sembra essere distaccata, o questa sarà la sua azione futura. Ma il discorso è che non va da nessuna parte con la carta dell'otto di spade, questa persona resta ferma. Se non c'è un distacco tra di voi, sta ad indicare che questa persona vuole superare dei conflitti, però tende a pensare troppo a delle cose, tende a ripensare sempre alle stesse cose, come se fosse in una sorta di trappola, questo è quello che emerge. Se invece cerca un distacco non va da nessuna parte perché non riesce a superare il fatto di voler stare con voi in alcuni casi, perché vedo che la sua energia generale è quella del 10 di denari, quindi vuole l'unione, vuole la stabilità. E la maniera in cui vi vede nel vostro potere in alcuni casi, però potrebbe anche indicare che vi vede ossessionati. Questo vale per alcuni di voi. E vi vede un'energia un po' immatura con quel fante di denari. Vi vede muovervi piano, a piccoli passi. Pensa che voi abbiate un'ossessione nei suoi confronti oppure che ci sia qualcosa di tossico che voi avete. Andiamo a chiarire perché c'è il 10 di denari. Perché c'è il 10 di denari? C'è la carta della 5 di coppe.
Fonte Mazzo c'è la carta del Re di Spade. Questa persona ha un dispiacere dentro che è legato a qualcosa che praticamente è successo, potrebbe avere dei sensi di colpa, specialmente se con voi aveva un rapporto di tipo stabile. Anche se ha attualmente un rapporto di tipo stabile con voi, questa persona ha un dispiacere, si sente in colpa di qualcosa, oppure tende a focalizzarsi su un lato negativo. Cerca di essere forte, determinata e logica dal punto di vista esterno, potrebbe apparire fredda dal punto di vista emotivo. Vediamo perché c'è la carta del Fante di Denari con la carta del Diavolo. Perché c'è la carta del Fante di Denari con la carta del Diavolo? C'è la carta del 10 di Spade. Fondo del mazzo c'è la carta del 9 di Bastoni. Questa persona pensa che voi siate sulla difensiva, che non vi fidiate affatto, che abbiate delle difese molto alte, quasi come a voler respingere questa persona perché volete avere una chiusura. Avete paura anche di essere feriti e tendete a fare qualcosa di tossico anche, secondo questa persona. Oppure potrebbe indicare che voi volete comunicare, c'è un attaccamento, però al tempo stesso vi volete proteggere perché avete paura di essere feriti. Questa è la maniera in cui questa persona vi vede. Vediamo perché c'è 6 di spade. Perché c'è 6 di spade? C'è la carta del 6 di denari e c'è la carta dell'8 di bastoni. Quindi questa persona, a mio avviso, comunicherà perché vuole trovare un equilibrio nella situazione. Oppure, se cerca di distaccarsi, in realtà non ci riesce perché quello che vuole è comunicare, quello che vuole è aggiustare le cose se ci sono stati praticamente dei problemi, vuole continuare ad avere il rapporto in piedi per alcuni di voi. Adesso vediamo di avere degli oracoli. Che oracoli possiamo avere per il Capricorno e la persona con la quale il Capricorno ha a che fare? Che oracoli possiamo avere per il segno del Capricorno e la persona con la quale ha a che fare? C'è la carta di indipendenza, al fondo del mazzo c'è la carta di decisione. Quindi c'è un'energia di indipendenza che vedo anche con la carta del 9 di denari. Entrambi magari siete molto indipendenti, molto autonomi, persone che riescono a stare facilmente da sole oppure che stanno parecchio per i fatti propri e c'è la carta di decisione, qualcuno potrebbe decidere di stare da solo in alcuni casi, oppure potrebbe averlo deciso, però la carta di decisione parla di giudizio, del giudizio, quindi significa che tra l'altro avete pure voi qui e il giudizio molte volte ha a che fare con il ritorno. Andiamo a chiarire la carta del giudizio perché c'è... Ok? C'è la carta del matrimonio e la carta del superamento che parla della carta del carro. A mio avviso la cosa andrà avanti, c'è un progresso che verrà fatto, c'è una relazione ufficiale tra di voi oppure un matrimonio che praticamente è coinvolto. Si può anche trattare di una relazione molto spirituale che c'è, possibile anima gemella oppure fiamma gemella. C'è comunque questa energia di indipendenza che emerge tra di voi. Probabilmente tutte e due siete delle persone molto indipendenti. Tutte e due volete magari proteggere i vostri spazi. Io vi ringrazio di aver visto il video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!